aprirò in due di nuovo il mio cellulare come una mela. Come una mela. Come una mela. Questo è un video tetro e infatti l'ambientazione sarà tetra. Questo sarebbe dovuto essere un video diverso. Un video che finiva così. Benissimo, pinguini, non poteva andare meglio di così. Adesso io ho lo home button che funziona. Posso ricaricare finalmente il mio cellulare con la porta Lightning. Invece è finita così. Non poteva andare peggio. Non poteva andare peggio. Ho sprecato diverse ore della mia vita per un cazzo. Procediamo per gradi. Benvenuti e ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo vlog. Io come al solito sono Valerio e oggi vi porto il video dove vi racconto che ho riparato... Chilo, dai, fermo, che ho riparato il mio iPhone per l'ultima volta. Questo video è registrato in due parti perché la prima volta che l'ho registrato pensavo che tutto andava bene. Ho fatto anche dei chuck, ho fatto tipo dei finali alternativi. Chuck 1, chuck 2, ma non pensavo questo finale alternativo che ho dovuto rifare perché le cose non sono andate come programmate. Penso che per questo video, penso che mi meriti che vi iscriviate al canale se ancora non siete iscritti e di cliccare la campanellina, così quando pubblicherò nuovi video voi riceverete una simpatica notifica sul vostro cellulare, che sicuramente avete ancora quello vecchio, non come me che avete dovuto comprarne uno nuovo perché avete fatto dei danni. E se volete seguitemi su Instagram, anche se anche se per un giorno non ho postato quasi niente. E adesso capirete perché. Ho riparato il mio iPhone, un iPhone 8. Cioè ancora lo posso accendere, posso fare alcune cose, però alcune cose sono andate male. Non lo sto utilizzando per pilotare la telecamera perché ne sto utilizzando un altro, che è qua. La fattispecie è questo qua, un iPhone 11. E adesso procediamo con ordine. Tutto nacque da questo video, che era un altro vlog in cui vi raccontavo che facevo delle riparazioni. Intanto vediamo il perché avrei dovuto fare questa riparazione. Non funziona più lo home button. Quindi, come ho fatto in questi due mesi senza home button, fortunatamente iOS mette a disposizione una funzione di avere una sorta di home button virtuale, che è una sorta di tasto fluttuante che basta pigiare sopra sullo schermo su questo tasto, permette di avere tutte le funzionalità dello home button. E quindi qua ho comprato il ricambio del mio home button. Tuttavia, c'era un altro problema che andava già da diverso tempo. La porta Lightning, cioè dove si attacca il caricabatterie o gli auricolari. Quindi adesso mi sposto all'altra parte e iniziamo con il disagio. Inizialmente le cose andavano bene. Ho aperto il cellulare e ho cambiato lo home button in circa 20 minuti. Il problema è stato quando dovevo cambiare la charging port che si trova dall'altro lato del cellulare, diciamo dove c'è la batteria. Il fatto che è così complicato da cambiare è perché il cavo, che è una sorta di flat cable anche quello, in cui è attaccata la charging port, si trova sotto la scheda madre dell'iPhone e quindi ho dovuto smontare tutto con tutte le viti. È stato un lavoraggio. Poi il flat cable stesso era incollato e quindi ho dovuto utilizzare un phone per scollarlo, ma ci sono riuscito. E sono anche riuscito a mettere l'altro flat cable, quello nuovo, e pensavo che tutto andava bene. Poi sono dovuto andare a cena da casa dei miei vicini, poi quando sono ritornato volevo rimettere tutto a posto e ovviamente ci sono un milione di viti che tra l'altro alcune me ne sono pure avanzate, quindi non so dove cazzo andavano. E il problema è stato che non sono più riuscito a mettere un flat cable, ma poi di questa cosa ne parlerò più avanti in questo video. E alla fine ci ho rinunciato. Ho lasciato quel cavo non collegato, ogni tanto se mi vedete che mi alzo perché cascano le viti, le sto cercando con la scopa. Le ho trovate quasi tutte, almeno quelle più importanti, che si chiamano stand up screw in inglese, non so come si chiamano in italiano, che sono le viti che hanno al suo volto un buchino che permette di avvitare altre viti al di sopra di quelle. E vabbè, poi alla fine la telecamera si è staccata perché è finita la batteria, ma è ancora, ho continuato fino alle 3 di notte e poi ho rinunciato, ho chiuso tutto e mi sono andato a dormire. Anzi, ho finito di montare un video di breaking news, in particolare questo video. Quindi alla fine poi cosa è successo? Perché non ha funzionato più niente? In realtà il cellulare funziona, cioè lo posso accendere e infatti l'ho utilizzato per passarmi le cose che devo trasferirmi. Ancora devo passare qualche contatto, però ci siamo. Però il fatto è che l'home button non funziona ancora, anche se l'ho cambiato. La porta Lightning non funziona, quindi nonostante che l'abbia cambiato non capisco dove possa essere il problema. Magari il problema sarà altrove, quindi io non so cosa effettivamente fare in questo caso, se non buttarlo. E poi si sono aggiunti degli altri problemi che io pensavo già sarebbero accaduti, perché come vedete in questa seconda accelerata non sono riuscito a mettere uno dei flexi cable che praticamente connette i microfoni e l'altoparlante. Cioè posso fare le telefonate parlando così, io molto spesso quando parlo al telefono parlo sempre con l'altoparlante,
e non posso più parlare in quella maniera, anche perché non posso parlare in ogni caso perché il microfono non funziona. Eppure mi sarei accollato di avere quel cellulare con questi problemi se le riparazioni che avevo fatto, ovvero l'home button e la porta lighting, avessero funzionato. L'avrei portato da qualcuno qua vicino, avrei detto: guarda, ho fatto questa riparazione, non sono riuscito a mettere questo flexi-cable, provateci voi, ci ho provato più di un'ora e mezza. In qualche modo me la sarei tenuto e l'avrei fatto riparare da qualche esperto. Mi sarebbe costato sicuramente meno di un cellulare nuovo, che tra l'altro, ripeto, non è proprio un cellulare nuovo, di seconda mano, e finora funziona sicuramente meglio del mio vecchio cellulare. Nonostante abbia comprato questo iPhone 11 di seconda mano, l'ho comprato in un negozio che mi garantisce sempre 2 anni di garanzia. Quindi per 2 anni non farò video su come riparare l'iPhone, a meno che qualcuno me lo voglia far riparare, ma spero per loro no. Quindi diciamo questa saga di video per adesso molto probabilmente terminerà qua. Quando ho fatto la registrazione precedente avevo fatto pure una handcards, e quindi vi lascio con il Valerio del passato con la sua handcard. Benissimo pinguini, io vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un mi piace e commentate qui sotto se avete dei suggerimenti su cosa fare in futuro. E quindi, prima di concludere, vi consiglio di andare a guardare gli altri miei video vlog, che sono sicuro che sono di vostro interesse, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina. Detto ciò, ci vediamo col prossimo video. Ciao!